La prima ora e mezzo di oggi ci occupiamo di guardare un po' più nel dettaglio il laboratorio 8, perché ci sembra essere un laboratorio abbastanza significativo e anche a detta di Andrea ha creato qualche difficoltà e diciamo un tipo di problemi che potreste facilmente trovarvi ad affrontare in sede d'esame, quindi è forse il caso di guardarlo leggermente più da vicino. Grazie. Allora, sondaggio velocissimo, quanti di voi hanno provato, fatto, finito il laboratorio 8? Prima e seconda domanda? Fatta la seconda domanda. Esattamente come temevamo, la maggior parte delle persone che sono qui in aula sono esattamente quelle a cui probabilmente che non hanno bisogno di tutto questo. Comunque, l'idea del laboratorio era rappresentare con un grafo una rete, la rete di una metropolitana. E fin qui continuiamo a usare i grafi in una maniera molto molto intuitiva, quindi i nodi sono stazioni, città o qualcosa di fisico e gli archi sono collegamenti. Ripeto, siamo tuttora alla ricerca di esempi belli che vi dimostrino che di fatto non è così. In un sacco di problemi reali si può vedere come un grafo un problema che non ha assolutamente niente di fisico e di spaziale. Ma non riusciamo a trovare, almeno io non sono ancora riuscito a trovare un esempio. Ho il ricordo di averlo affrontato, in cui una volta che uno riesce a modellare il suo problema attraverso un grafo, può utilizzare tutti gli algoritmi, tool a disposizione nei grafi. Ma non bisogna fermarsi all'idea che i nodi rappresentano luoghi e gli archi rappresentano collegamenti. Comunque in questo caso i nodi rappresentano luoghi e gli archi rappresentano collegamenti. La base dati contiene tre tabelle: la linea, la descrizione delle varie linee, il concetto di connessione, una tratta, quindi una tratta fa parte di una linea e collega fra di loro due fermate, e una tabella di fermate. Quindi queste sono le relazioni. Su questo grafo ci si può mettere a calcolare, ad esempio, qual è il modo più efficiente per andare da una certa stazione a un'altra stazione. La cosa più semplice è ipotizzare che il tempo di percorrenza sia fondamentalmente legato alla distanza. Noi abbiamo le coordinate spaziali delle stazioni, quindi sappiamo in linea d'aria qual è la loro distanza. Immaginiamo che i treni più o meno seguano un percorso sensato, sappiamo qual è la velocità delle varie linee, perché possiamo avere linee più veloci o linee più lente, questo è particolarmente vero a Parigi perché questa mappa include treni e metropolitane, e ogni quanto passano i treni. Allora, noi possiamo rappresentare il tutto con un grafo, e per come è fatta la nostra base dati, ci troviamo con un grafo multigrafo. Ricordate la definizione di multigrafo? Un multigrafo è un grafo in cui fra la stessa coppia di nodi io posso avere più archi. Poi orientato, non orientato, pesato, non pesato, però fra due nodi io posso avere più archi. La definizione che si trova in letteratura più spesso di grafo definisce un arco come una coppia di nodi, e vi rendete conto che nel caso del multigrafo non funziona, perché io posso avere più archi, quindi più elementi uguali all'interno di un insieme, ma avere più elementi uguali all'interno di un insieme nega il principio stesso degli insiemi, che ci dice che non possono esistere elementi uguali all'interno di un insieme, perché sennò sarebbero lo stesso elemento. Quindi dovremmo complicare la nostra definizione di arco per tenere in conto questo. Allora, questo è un semplice grafo orientato, un multigrafo orientato, e come si può fare per tenere in conto di
il fatto che esistano due percorsi fondamentalmente, uno nero e uno, non mi ricordo che colore sia, però quella cosa verdina, per unire quei nodi. Ma e come si fa soprattutto a usare in modo sensato l'algoritmo di Dijkstra? Voglio dire, io non posso avere un algoritmo che mi suggerisce di fare un primo tratto su una linea, un secondo su un'altra linea, poi il terzo tratto di nuovo sulla prima linea, scegliendo il percorso più veloce, perché chiaramente non coglie la realtà, non coglie il tempo che io impiego per spostarmi, aspettare il nuovo treno e risalire sopra. Questi problemi sono particolarmente presenti per chi deve occuparsi di spostare merci. Io posso trasportare le merci in treno oppure sui camion. Non ha senso fare un tratto in treno, un tratto in camion, un tratto in treno, un tratto in camion, perché comunque passare da una linea all'altra porta via un tempo significativo, perché devo scaricare tutta la mia merce e ricaricarla da un'altra parte e aspettare se il treno che parta e che passa effettivamente il treno. Quindi, tra l'altro, sono in modo molto molto indiretto coinvolto in un progetto dell'Unione Europea in cui hanno esattamente questo problema: riuscire a capire qual è il percorso ottimale da far fare delle merci, tenendo in conto che passare dal treno alla ferrovia alla nave porta via un certo tempo, non tutti i punti sono raggiungibili con tutti i mezzi, eccetera. Allora, una possibile soluzione davanti a questo è moltiplicare i nodi. Se io moltiplico i nodi, io non ho più un nodo che è connesso a un altro con più linee, ma ho un nodo sulla linea A, un nodo sulla linea B. Quindi ho, ad esempio, la stazione della Tour Eiffel in una linea e la stazione della Tour Eiffel in un'altra linea. E i due nodi vengono visti come distinti, come due nodi separati. Due nodi separati, ma collegati, ovviamente. E l'arco che li collega avrà un peso, e questo peso sarà tendenzialmente, se le due stazioni sono proprio molto lontane, quanto devo farmi il pezzo a piedi, ma tendenzialmente quanto devo aspettare prima che passi un treno dell'altra linea. Per cui, se io sono sulla linea nera, posso proseguire sulla linea nera, a un certo punto posso decidere di spostarmi sull'altra linea, sulla linea giallina. Quando mi sposto sulla linea giallina, cambio nodo, sono sempre nella stazione per la Chaise, ma cambio nodo, cambio linea, quindi devo attraversare i binari, fermarmi e aspettare che passi un treno giallino. Il fatto di dover aspettare che passi un treno giallino fa sì che il tempo per spostarmi da sopra a sotto o da sotto a sopra sia diverso, perché magari i treni neri passano una volta ogni 2 minuti, quindi in media passare da un treno sotto dalla linea gialla alla linea nera mi porta 1 minuto, perché il tempo di attesa medio è 1 minuto, mentre magari i treni della linea gialla sono incredibilmente più veloci, ma passano una volta ogni mezz'ora. Quindi passare da sopra a sotto, passare da un nodo nero a un nodo giallo, mi porta 15 minuti, che è il tempo medio di attesa prima che passi un treno giallo. Poi salgo sui treni gialli e a quel momento lì, velocissimo, arrivo dove devo arrivare. Quindi ho bisogno di distinguere l'arco che dai neri mi porta ai gialli e l'arco che dai gialli mi porta ai neri. Questo vuol dire che almeno nel passaggio di stazione il mio grafo deve essere orientato, perché l'arco che scende ha un peso diverso dell'arco che sale. Allora, se nel mio grafo alcuni archi hanno un peso diverso, se gli archi in una direzione in alcuni casi hanno un peso diverso rispetto agli archi nell'altra direzione, non posso avere un grafo che è orientato solo dove mi serve, lo faccio tutto orientato. Quindi, probabilmente nella maggior parte dei nodi, avrò semplicemente il grafo in una direzione e il grafo nell'altra direzione che hanno esattamente lo stesso peso. Perché se vi ricordate, io posso calcolare il peso di un arco
andando a vedere qual è la distanza dei due nodi e qual è la velocità dei treni su quella linea. Quindi ad andare da A a B o da andare da B a A mi porterà via esattamente lo stesso tempo. Tuttavia devo avere un grafo orientato perché i passaggi da sopra a sotto, da sotto a sopra, in questo caso da giallo a nero o da nero a giallo, hanno pesi diversi. Allora, io adesso vi faccio vedere la soluzione che ha preparato e già messo su GitHub Marcelli, per cui rimango fedele quasi completamente a quello che ha fatto lui. Attenzione, perché questo è particolarmente importante nei corsi di programmazione: non esiste la soluzione, esistono tante soluzioni ugualmente corrette e molte di più scorrette, ovviamente, però esiste un qualsiasi numero di soluzioni totalmente diverse e totalmente corrette. Un vostro collega mi aveva chiesto qualche lezione fa: ma cosa è meglio, caricare tutto il database o fare più query, fare così o fare cos'ha? Non esiste un meglio. Voglio dire, il bianco e il nero sono evidenti: se il mio database ha 10 milioni, 100 milioni di nodi, difficilmente posso caricarlo tutto in memoria o è sensato fare questo. Ma in casi come questo non esiste, ad esempio, metropolitana di Parigi, oppure un grafo comunque di dimensioni accettabili, non esiste la soluzione giusta. Esistono diverse soluzioni che hanno ognuna vantaggi e svantaggi. E quello che noi ci aspettiamo è che voi abbiate presente i vantaggi e gli svantaggi delle varie soluzioni, poi scegliate piena autonomia e andiate avanti per la vostra strada. Quindi, la soluzione che Andrea ha messo online è una soluzione, non è la soluzione. Non sono sicurissimo che io avrei fatto lo stesso, però questa è già disponibile. Allora, la cosa che lui ha fatto è stato creare una nuova classe fermata. La nuova classe fermata si chiama fermata sulla linea e in qualche modo estende la vecchia classe fermata. Quindi io posso immaginare di aver risolto per il punto 1 e di aver avuto bisogno per il punto 1 di una classe fermata con cui gestisco le mie cose, il DAO, e lo metto a posto, e per questo secondo esercizio in cui devo considerare i passaggi e ho bisogno di spezzare il mio grafo, genero una nuova classe che estende la mia fermata e la chiamo fermata su linea. Allora, la classe fermata su linea estende fermata e in più rispetto a fermata, posso chiedere a uno di voi di chiudermi quella porta, per favore, che entra un po' di... grazie mille. Allora, la classe fermata su linea estende fermata e quindi avrà tutte le cose che aveva fermata più il concetto di linea. La classe private linea, linea. La mia fermata ha anche un attributo linea che mi dice qual è la linea su cui è la fermata. Le modifiche da fare sono veramente minime, la solita sagra di getter e setter che praticamente Eclipse ci regala, e possiamo modificare l'hash code. Questo è forse una parte interessante da vedere, perché quello che io faccio è calcolarmi l'hash code di chi mi sta, della classe padre. Se guardate la procedura per calcolare l'hash code, la prima cosa che faccio è int result uguale super.hashcode, il che vuol dire chiedo l'hash code alla classe fermata. A questo punto ho un codice che è il più univoco possibile, e una volta che ho un codice che è il più univoco possibile, aggiungo l'unica informazione in più che ho, che è la linea. Quindi se la linea è 0 non ci aggiungo nulla. In realtà la moltiplico ancora per un prime, però vabbè, se la linea è 0 non ci aggiungo nulla. Se la linea invece non è null, quindi se esiste una linea, allora vado a chiedere alla classe linea il suo hash code e lo unisco all'hash code della classe padre.
Quindi diciamo è tutto un delegare ad altre classi il calcolo dei dettagli dell'hash code. Io sono la classe fermata su linea, qual è il mio hash code? Allora metto insieme l'hash code della mia classe padre e l'hash code del membro che ho preso. Come? Con la formuletta suggerita da Eclipse, moltiplico per 31 e sommo. Questo moltiplicare prima di sommare dovreste ricordarvi che è fondamentale, perché fa sì che era quello che ci permetteva di AB e BA ottenere due hash code diversi. Quindi in qualche modo l'ordine ha importanza all'interno di come io faccio le operazioni. E perché 31? Perché sì, è un numero magico. Altri numeri magici che potrebbero funzionare sono 131 o 1331, mi sembra che anche gli americani trovano un po' di questi numeri. Allora, a questo punto possiamo dare un'occhiata più da vicino al codice, tendenzialmente. Allora, le parti interessanti. Va bene. Il DAO. No, niente DAO. Andiamo direttamente sul model. Allora, l'interfaccina dovreste già più o meno averla, quindi non perdiamo tempo nell'interfaccia e fermiamoci unicamente la crea grafo. Quindi io devo estrarre tutti i miei dati dal database e creare il grafo. Allora, che cosa deve avere il grafo? Il grafo deve avere deve avere come nodi l'elenco delle fermate su linea, non l'elenco delle fermate, ma l'elenco delle fermate su linea. Quindi, io avrò un nuovo metodo. Prima prendo tutte le possibili linee, poi prendo tutte le possibili fermate, e poi ho un metodo che mi dice: prendi tutte le fermate su linea, dammi l'elenco di tutte le fermate con associate la loro linea. Allora, il metodo prendi tutte le fermate su linea, quello che fa è una query, questa, che prende fermata linea da dove? Fermata linea connessione, tutte e tre le tabelle. Where abbiamo, se ricordate come sono fatte le tabelle, io voglio avere l'elenco delle fermate con associate qual è la linea a cui sono. Allora, nella mia tabella una connessione, l'unione fra la linea e la fermata avviene attraverso la tabella connessione, però nella tabella connessione la fermata potrebbe essere specificata sia come fermata di arrivo, sia come fermata di partenza. Quindi se io voglio associare la fermata alla linea, in realtà non è diretto, non è così difficile assolutamente, basta aggiungere un OR, però non è diretto, perché io devo andare a prendermi le fermate e devo andare a prendere sia i casi in cui la fermata compare come stazione di partenza, sia i casi in cui la fermata compare come stazione di arrivo. Quindi la mia fermata compare come stazione di partenza o come
stazione di arrivo e a questo punto ho la query che mi ho la join che mi unisce la connessione con la linea. E quello che io tiro fuori è semplicemente fermata in linea. Allora, questo è probabilmente un eccesso di zelo ed è quello che voi trovate sui vostri trovate adesso su GitHub. In realtà non è, anche se così è più pulito, non è indispensabile connessione. Non è indispensabile connessione perché se voi guardate qui, io non prendo nessun dato dalla tabella linea tranne l'ID della connessione. Non prendo nessun dato, connessione serve, certo che serve, scusate, non serve la tabella linea, perché io non prendo dalla tabella linea nessun'altra informazione tranne che l'ID della linea. E quindi tutto sommato potrei limitarmi a prendere le due tabelle, connessione e fermata. Comunque, il risultato della query è questo, ID fermata e ID linea. Come ho detto, la linea potrebbe non esserci, quindi questo non c'è, qui ovviamente ho l'ID fermata, può essere o la stazione di partenza o la stazione di arrivo, e qui non ho più linea, ID linea, ma ID linea lo vado a prendere da connessione. Questo dovrebbe darmi lo stesso risultato. Non è assolutamente un qualcosa che crea, che rallenta o velocizza le SQL. Il motore di MariaDB dovrebbe essere abbondantemente in grado di capire, di trasformare questa query e quella di prima e eseguirle esattamente allo stesso modo. Comunque, io vado a recuperare questo elenco di fermate con associata una linea, e questo è quello che faccio in questo punto. A questo punto quello che vado a fare è andarmi a prendere la fermata, andarmi a prendere la linea, la fermata, e andare a mettere nella mia fermata su linea direttamente fermata e linea. Allora, quindi io vado a mettere la classe linea. Quello che io faccio è dalla tabella ho l'indice, prendo l'indice, vado a costruirmi una classe linea. Io qui ho tutte le linee perché le ho passate alla funzione, quindi io ho un array che contiene tutte le linee. All'interno di questo array vado a prendere un elemento, e quale elemento? Vado a prendere l'elemento di indice x. Che cos'è x? X è l'index of della mia linea. Quindi questo sistema apparentemente contorto, io vado a prendere, ho un ID della linea, vado a costruirmi una linea che ha quell'ID, a questo punto la cerco nel mio array di linee, e quello è l'indirizzo che vado, e l'indirizzo di quell'oggetto lo vado a mettere nella variabile linea. Notate che io sto prendendo un indirizzo, un elemento del vettore linee. Non sto prendendo l'indirizzo di una classe di quella linea, perché se io tutte le volte creassi una nuova linea, io avrei la linea A, la linea A, la linea A, la linea A, tutte linee A, ma tutte diverse, perché avrei tutta una serie di classi diverse, in indirizzi di memoria diversi. Invece io vado a prendere quella linea all'interno del mio vettore di linee. Quindi in qualche modo io voglio proprio quella. E questa è la variabile
Quindi quel puntatore di memoria lo vado a prendere e lo vado a mettere all'interno della mia classe. Perché stiamo parlando e ripetendo di questo? Perché Marcelli mi ha detto che molti di voi hanno fatto il tutto con tirandosi dietro gli indici e quindi poi sono andati avanti e indietro cercando tutte le volte, ricercando all'interno del vettore linee qual era la linea con quell'indice. Mentre, a quanto mi dicono, il pattern corretto è non metto l'indice di una linea e poi tutte le volte che mi serve lo vado a cercare, metto il puntatore, quindi vado proprio a mettere l'elemento, quell'elemento lì. Quindi è vero che lo devo cercare, ma lo devo cercare una volta sola. Quando l'ho cercato, poi nel mio DAO metto dentro un riferimento esatto a quella classe. E la stessa cosa faccio con fermate. A questo punto posso creare new fermata su linea con quella fermata e quella linea. Quindi vi è chiaro il passaggio che ho fatto? Sì, no, non so. Altro? Non risponde? Quindi il mio obiettivo è mettere nella classe fermata su linea quella fermata e quella linea, dove quella vuol dire un riferimento all'oggetto in memoria. Allora, come faccio a mettere un riferimento all'oggetto in memoria? Beh, devo avere un pacchetto con tutti gli oggetti, e questa è la ragione per cui io passo alla mia funzione sia l'elenco delle fermate che l'elenco delle linee. Quindi l'elenco delle fermate conterrà una serie di fermate, l'elenco delle linee conterrà una serie di linee, e io voglio avere un elenco di fermate su linea che contengono riferimenti a quelle fermate, queste qui, e a queste linee, quelle che io gli ho passato. Quindi cosa faccio? Prendo il database, guardo nel database, tiro fuori dal database l'elenco di fermata su linea, cerco la fermata, cerco la linea all'interno di queste liste. Una volta che ho trovato quella fermata e quella linea all'interno di questa lista, nella mia struttura dati vado a mettere quella fermata e quella linea. Quindi questi sono puntatori, sono riferimenti a oggetti in memoria e non sono indici, non sono numerini. Questo è il modo corretto per farlo. Attenzione, perché per poter mettere un riferimento io lo devo andare a cercare all'interno di un pool affidabile. Non posso creare un oggetto di quel tipo, perché sennò non sarei mai in grado di dire che due fermate diverse fanno riferimento alla stessa. Sì, potrei in qualche modo, ma va bene, sarebbe più complicato. Quindi prendo tutte le fermate, prendo tutte le linee, prendo tutte le connessioni e prendo tutte le fermate su linea. Beh, per le connessioni ho esattamente una cosa analoga. Mi prendo le connessioni dal database, mi vado a cercare all'interno delle fermate e all'interno delle linee quella fermata e quella linea, e poi nella base dati vado a mettere il riferimento in memoria all'oggetto. Non vado a mettere l'indice, il numerino che mi dice linea 42, vado a mettere il riferimento all'oggetto. Quindi devo fare una ricerca, sì, ma la faccio una volta sola. Da questo momento, una volta che io ho il mio oggetto con tutto l'elenco di fermate, ad esempio, io non devo mai più fare una ricerca per indice, perché a quel momento io all'interno dell'oggetto ho già il riferimento in memoria a quello che mi serve. Di nuovo, pattern tipico, lo prendo, lo cerco, metto il riferimento, vuol dire che faccio la ricerca una volta sola, dentro il mio oggetto memorizzo il riferimento.
Tra l'altro, memorizzando il riferimento, io posso persino lusso, quando devo chiedermi se due fermate, se una connessione fa riferimento alla stessa fermata, posso semplicemente usare l'uguale uguale. Anche se è sempre meglio non usare l'uguale uguale su classi, però costruendo in questo modo potrei usare l'uguale uguale, perché alla fine se due oggetti fanno riferimento alla stessa fermata, hanno un riferimento allo stesso oggetto fermata nell'elenco nella mia lista fermata. Quindi anche i puntatori saranno uguali. Quindi prendo le fermate, prendo le linee, prendo le connessioni, prendo le fermate su linea e a questo punto costruisco il mio grafo. Il mio grafo come deve essere? Ma Default Directed Weighted Graph, dove i nodi sono fermata su linea e gli archi sono l'arco di default. Abbiamo visto che l'arco solitamente va benissimo usare l'arco di default. A questo punto devo passare al costruttore la classe dell'arco di default. Non chiedetemi perché non sono mai andato a vedere come è fatto questo costruttore. E a questo punto io ho creato il grafo. Una volta che ho il grafo, in un singolo batch aggiungo tutte le fermate su linea. Vi ricordate cos'è Graphs? Graphs è una classe che contiene una serie di funzioni comode, statiche, che possono essere usate per manipolare i grafi. Quindi io alle funzioni Graphs tipicamente passo il grafo più le altre operazioni. Aggiungi vertice, aggiungi grafo, trova successore, fai tutta una serie di test. Quindi fase 1, ho aggiunto un numero di vertici che è superiore al numero di fermate perché mi divide le fermate sulle varie linee. Però questo non è un multigrafo. Non è un multigrafo e quindi posso usare Dijkstra per trovare i cammini minimi, perché implicitamente Dijkstra mi terrà conto dei passaggi e dei tempi di passaggio da un nodo all'altro. Allora, quello che devo fare è aggiungo le connessioni fra tutte le fermate. Beh, vado a prendermi l'elenco delle connessioni che io ho, che ho già preso. A questo punto ci sarà una certa velocità, una certa distanza tra due stazioni, e questo fa sì che ci sia un certo tempo per spostarsi da una connessione da una stazione all'altra. A questo punto vado a trovare quali sono le fermate, qual è la fermata di partenza e qual è la fermata di arrivo. Questo di nuovo è esattamente lo stesso pattern che abbiamo visto la volta scorsa, quindi io vado a prendere qui l'indentazione l'ha fatta lui, all'interno del mio pool di fermate su linea vado a prenderne una e quella, proprio quella, è l'elemento, la mia fermata di partenza. Allora, qual è la fermata all'interno della mia lista che vado a prendere? Ma vado a prendere quella in posizione X, dove X che cos'è? X è l'indice di una fermata analoga. Quindi io voglio sapere qual è l'indice di una fermata che va della fermata su linea di una fermata che è di una certa stazione su una certa linea. Allora, cosa vado a fare? Vado a crearmi un oggetto temporaneo che è quella stazione, quella linea. Quindi vado a crearmi un oggetto temporaneo.
lo vado a cercarne uno uguale all'interno della mia lista, e a quel punto restituisco un riferimento a quello della lista. Quindi faccio questo doppio passaggio, come se io avessi un elenco di nomi e devo cercare dov'è Giovanni Squillero, devo dare un riferimento alla persona Giovanni Squillero. Allora cosa faccio? Creo un Giovanni Squillero, lo vado a cercare all'interno della lista, scopro che è in posizione 3 e restituisco un riferimento alla posizione 3 della lista. Il Giovanni Squillero che ho creato lo butto via. Quindi in qualche modo io ho un riferimento a un elemento della lista. È chiaro questo? Vi vedo, non so se lo sapevate già, state pensando ad altro. Mi date un feedback? Sì, bene, ok. Allora, quindi faccio la stessa cosa fra fermata di partenza, fermata di arrivo, e poi vado a mettere il mio arco con quel peso fra fermata di partenza e fermata di arrivo. E così faccio per tutte le connessioni. Il che implicitamente mi dice che nel mio database, se una stazione è connessa a un'altra, ci sarà anche l'altra coppia, stazione 2 e stazione 1. E io troverò gli stessi dati. A questo punto, ne siamo sicuri di questo? Andiamo a prendere connessione. Allora, 1038-372, vediamo se c'è 372-1038. No, scusate, 351-244, andiamo a vedere se c'è 244-351. Sì, esattamente quella dopo. Quindi il mio database le contiene, comunque contiene sia l'arco in una direzione che l'arco nell'altra. A questo punto devo aggiungere tutte le connessioni fra tutte le fermate che io ho spezzato. Allora, come faccio ad aggiungere le mie connessioni fra tutte le fermate che ho in qualche modo spezzettato? Allora, innanzitutto faccio un ciclo su tutte le fermate. Queste non sono le fermate su linea, queste sono le vere fermate. E mi torna comodo un altro metodo che mi dice, ok, quali sono tutte le fermate su linea che fanno in cui quella fermata è stata espansa? Questo mi è comodo, io parto dalla fermata 42 e voglio sapere quali sono tutte le fermata su linea, quindi le coppie fermata 42 linea, fermata 42 linea, in cui la fermata 42 è stata espansa, e per questo è stato creato questa funzione get fermate su linea. Ok, che viene e qui. O è nel DAO? Dove è finito?
diverso. Comunque sia. Get fermate su linea mi dice quali sono tutte le fermate su quella linea che, in cui io ho espanso la mia stazione. A questo punto, fra tutte queste fermate, io vado a aggiungere un arco che ha come peso la metà del tempo, la metà della frequenza della linea verso cui sto andando. Per cui se io sto andando su una linea che ha come intervallo 60 minuti, metterò che l'arco per arrivare a quella fermata della linea ha un peso di 30 minuti. E in questo modo io ho creato il mio grafo che ha molti più nodi, ma non è più un multigrafo. E questo è quello che succede fino a questo momento. Allora, io posso scegliere una fermata di partenza, una fermata di arrivo e a questo punto vado a calcolarmi il percorso. Vado a calcolare il percorso minimo fra queste due fermate sul grafo più complicato, quindi sul grafo che include i passaggi di linea. Quindi uso Dijkstra, vi ricordate come funziona Dijkstra? Sì, sì, benissimo. Allora, usiamo Dijkstra, che è particolarmente efficiente quando è scritto bene, e andiamo a prenderci qual è il cammino all'interno del mio di questo nuovo grafo, che non è più così uguale alla realtà. Vedete, calcola percorso, ho bisogno di un Dijkstra, quindi ho bisogno dell'oggetto Dijkstra, di fermate su linea con un peso normale. Questo è il modo con cui vengono calcolati i cammini all'interno di JGraphT, e a questo punto lo calcolo il percorso minimo. C'è una complicazione che dovrebbe venirmi in mente, che io parto da una fermata e arrivo a una fermata. Concettualmente io parto dalla Tour Eiffel e arrivo alla Gare du Nord. Bene, però all'interno del mio grafo in realtà Tour Eiffel corrisponde a 5 nodi e Gare du Nord corrisponde a 5 nodi, o a 10 nodi, o a 20 nodi, perché ci sono più linee. Allora cosa devo fare? Ma devo considerare tutti i possibili percorsi minimi fra ognuno dei nodi che corrispondono alla mia stazione di partenza, a tutti i nodi possibili che corrispondono alla mia stazione di arrivo. Ci sarebbe stata un'altra possibilità, sì, però un attimo poi la vediamo. Però se io ho fatto le cose in questo modo, io devo, quando io dico che parto dalla Tour Eiffel, non ho specificato quale delle n stazioni che io vedo come Tour Eiffel sto usando. E quando dico che arrivo nella Gare du Nord, non dico quale delle n stazioni della Gare du Nord sto guardando. Quindi devo calcolare più volte Dijkstra. Più volte Dijkstra tenendo il più piccolo. Allora, quello che fanno queste due righe è esattamente quello. Vado a considerare tutte le possibili stazioni di partenza, la stazione di partenza è 1. Vado a considerare tutti i possibili nodi di partenza che corrispondono a quella stazione, tutti i possibili nodi di destinazione che corrispondono a quella stazione, e mi calcolo Dijkstra per ognuna di queste coppie. Fra tutti i risultati tengo il migliore, quello più corto. Quindi, tutte le possibili partenze, tutte le possibili destinazioni, mi calcolo Dijkstra, mi vado a vedere quanto è lungo il mio Dijkstra e a questo punto
se avevo trovato qualcosa di meglio, lo metto, lo salvo. Così faccio per tutti i possibili, per tutti i possibili passi, e alla fine restituisco il percorso migliore. Vabbè, non tiene conto della prima e dell'ultima, se vuole fare meno. Allora, vedete una possibile alternativa a questo? Vediamo se abbiamo tempo per provare a farlo. Allora, io ho Torre Eiffel linea A, Torre Eiffel linea B, Torre Eiffel linea C, Torre Eiffel linea D. Tutte possibili stazioni che corrispondono alla Torre Eiffel. Quello che io potrei fare è creare un altro nodo nel grafo che si chiama Torre Eiffel linea null. E questo Torre Eiffel linea null è collegato con archi di peso 0 a tutte le stazioni, a tutti i nodi Torre Eiffel linea qualcosa. Quindi alla fine io uso un unico Dijkstra da Torre Eiffel null a Gare du Nord null, perché in qualche modo ho di nuovo un altro metanodo che mi mette insieme tutti i nodi in cui avevo splittato la mia cosa iniziale. Potrebbe essere un'idea, potrebbe esserci n altre soluzioni. Ripeto, un messaggio importante che speriamo dare è che i problemi possono essere risolti in tanti modi. E noi ne facciamo vedere uno, ma non il modo. Allora, a questo punto diciamo che io ho effettivamente questo elenco di nodi e quello che devo fare è stamparlo. Allora, per stamparlo, la funzione che utilizziamo è questa getPercorsoEdgeList, quindi io parto da, vado a prendermi un percorso, o meglio, questa funzione si crea il percorso e a questo punto lo stampa. Lo stampa in modo carino, diciamo in modo avvertendo l'utente che deve spostarsi da una linea all'altra. Allora possiamo prendere veramente Torre Eiffel, non so se c'è una fermata alla Torre Eiffel, ma... Vabbè, non dovrebbe essere troppo lontano. Allora, se io voglio andare da Trocadero a Ablon, che non ho idea di dove siano, calcolo il percorso ed ecco qua il percorso. Prendere la M6, farsi queste fermate sulla M6, prendere la M8, farsi queste fermate sulla M8, poi prendere la linea C, farsi tutte queste, prendere la linea C468, tempo stimato 58 minuti. Vedete che l'ultima fermata della linea M6 è la prima fermata della linea M8. Quindi io in quel momento ho un cambio di linea. Invalid. Choisis le roi, scusate il mio francese, choisis le roi, e finalmente sono arrivato. Allora, come faccio a stampare questo elenco partendo da un lungo elenco di fermate? Questo è un altro punto in cui il mio codice
in cui, il mio codice, in cui ho modificato due righe rispetto a quello che trovate su GitHub. Allora, fondamentalmente, ho bisogno di una fermata che mi dice su, di una variabile che mi dice su quale linea è l'utente in quel momento, che inizialmente è null, perché l'utente non è su nessuna linea. Da questo punto vado a prendere tutti gli edge del mio percorso e vado a vedere se la linea dell'edge da cui parte il target edge corrente è uguale all'ultima linea, allora non è uguale all'ultima linea, allora io dico prendi la linea tal dei tali e me la salvi. Quindi io inizialmente sono nella linea null, mi rendo conto che devo andare in un nodo che è sulla linea M1, no, null non è uguale a M1, e dico ok, allora prendi la linea M1, e a quel momento la mia ultima linea è M1. E vado avanti finché sono sulla M1 a stampare i vari nodi che io incontro sulla linea M1. Uno dietro l'altro. Chiaramente se da un nodo all'altro non cambio linea, allora metto una virgola, perché è carina da vedere. Nel momento in cui cambio linea, stamperò prendi la linea tal dei tali e entrerò su un'altra linea, che è esattamente quello che succede qui. Prendi la linea M6, tutte le stazioni che devo fare sono queste. A questo punto trovo che la mia stazione successiva è questa che non provo nemmeno a pronunciare, vedo che è su una linea diversa dalla linea M6, e allora invece di stampare una virgola per distinguerla da quella precedente, stampo a capo prendere la linea M8 e poi stampo il nome. La stazione dopo che trovo è scuola militare, a questo punto la linea è la stessa, e allora invece di prendere la linea M8 stamperò virgola spazio. E questo mi dà il mio percorso. Dubbi? Domande? Allora, messaggi. L'idea di non salvare il di non salvare direttamente l'indice o il nome o qualche altra cosa, ma salvate il riferimento all'oggetto. Per salvare il riferimento all'oggetto io ho bisogno di avere un pool di oggetti e quindi devo andarlo a cercare all'interno di quel pool e poi mettere un riferimento a quell'oggetto all'interno di quel pool. Una volta che ho messo il riferimento, tutto il mio codice è molto più veloce, molto più pulito e funziona tutto bene. Per mettere il riferimento devo fare quella specie di salto, strano salto in cui mi aggroviglio, in cui creo un oggetto, lo vado a cercare all'interno, creo un oggetto che ha le caratteristiche che mi servono e poi vado a cercare un oggetto uguale all'interno del mio pool. Direi che il DNS glielo possiamo far usare. Allora, se qui invece di equals usassimo uguale uguale, funzionerebbe? O meglio, diverso. Secondo voi funzionerebbe? Perché sì, perché no? Chi dice sì, alzi la mano. Chi dice no? C'è
C'è chi dice no, va bene. Fatemi chiudere un po' di... Funziona, perché? Che cosa fa l'uguale uguale? E perché non bisogna usarlo, ma perché in questo caso funziona? Se io dico classe uguale classe, che cosa sto facendo in campo? Classe uguale, classe A, mia classe B, A uguale uguale a B. Cosa sto controllando? Dov'è? Allora, vediamo se qui c'è equal. No. Ecco qua, questo è un esempio di equal. Allora, cosa vuol dire questo? Che cosa sto confrontando lì? Io mi chiedo se due oggetti sono uguali e il primo, la funzione equals dovrebbe controllare se l'oggetto corrente è uguale ad obj. La prima cosa che fa è controllare se l'oggetto corrente, this, è uguale uguale ad obj. Cosa vuol dire questa riga? Cosa stiamo controllando? Stiamo controllando che siano nello stesso punto in memoria. Quindi l'uguale uguale non controlla il contenuto, ma controlla che gli oggetti siano esattamente gli stessi in memoria, siano nello stesso punto in memoria, quindi siano proprio fisicamente lo stesso. Perdonatemi se uso la parola fisicamente, che l'informatica per definizione non ha senso, però se gli oggetti sono proprio lo stesso oggetto in memoria, nella stessa locazione di memoria, allora sono lo stesso oggetto. Allora, qui io ho potuto usare un uguale uguale o un diverso. Perché? Perché tutti i riferimenti a getLinea, l'oggetto linea all'interno di all'interno della mia fermata, no, l'oggetto linea all'interno della mia della mia connessione non è un oggetto, è un riferimento a un oggetto all'interno di un pool di linee possibili. Quindi, per come l'ho costruito io, se ho trovato due linee uguali, ho fatto in modo che quelle due linee uguali avessero un riferimento alla stessa linea nel mio pool. Quindi, per come l'ho costruito, dal momento che ho usato quel sistema strano in cui prima un oggetto ne creavo uno uguale, lo andavo a cercare all'interno del pool e se lo trovavo restituivo un riferimento all'interno del mio pool, all'interno della mia lista, vuol dire che se linee uguali sono un riferimento alla stessa linea all'interno della mia lista. Quindi in questo caso avrei anche potuto non usare equal, ma usare l'uguale uguale. Non so se suggerirvi di farlo, quindi rimettiamo equal. Volete che proviamo a aggiungere ancora un nodo per vedere se riusciamo a usare Dijkstra una volta sola? Va bene.
Allora, quello che dovrò andare a modificare è il... Mi sono perso. Model. Eccomi qua. Ok. Quindi, nel mio model devo andare, quando costruisco il grafo, devo anche creare un nuovo vertice per ogni fermata con linea null. Quindi, allora, devo andare a vedere l'elenco delle fermate, quindi si chiamerà fermata. A questo punto devo costruirmi una fermata su linea che ha fermata null e andarla ad aggiungere. Meta fermata. Potrebbe essere così. Ok, già così vediamo. Ok, e ho un certo numero di fermate in più, vi ricordate, erano 800 e sono diventate 1400. Allora, a questo punto ho... aggiungo tutte le connessioni fra tutte le fermate e quindi qui come posso scrivere? No, non è qui che devo aggiungerlo, è la fase 3. Allora, io sono in un ciclo in cui ho tutte le fermate, quindi però non ho l'elenco delle... ho una search nel grafo? Allora, qui devo... Ok,
MF è la fermata su linea che è null rispetto al, quindi è la mia fermata su linea che contiene la meta fermata, quindi la fermata che non ha nessuna linea, e a questo punto quello che dovrei fare è fermata temporanea, allora io aggiungo una nel mio grafo a partire da MF verso FT 0. E nell'altra direzione lo stesso. Già, vediamo se così non si pianta. Continuerei a essere contento. Ho spezzato il potrei aver creato dei Dijkstra non funziona se ci sono dei cicli che hanno peso negativo, però ok, quindi il problema è questo, perché a meno che non esistano già all'interno del, vabbè, però visto che sono il numero 10 non, sì, no, Dijkstra non l'abbiamo ancora cambiato assolutamente, però aver aggiunto questi archi qui blocca il funzionamento, mentre invece se fosse avanti e tornare indietro. E quindi ma Dijkstra comunque
Se così funziona, non lo stiamo ancora utilizzando. No, ma non... perché non essendo il mio... Mettere questi nodi dentro sporca il grafo, quindi siccome non l'ho fatto io è stato un errore provarci. Però l'idea continua a esserci ed è quella di creare una specie di nodo in cui io, in Dijkstra, in teoria, una volta che io ho visitato un nodo non ci torno. E quindi il problema che io ho con Dijkstra è che Dijkstra, in effetti, il cammino minimo non è definito se io ho dei cicli di peso negativo, perché il concetto di cammino minimo non è definito. Se io ho un ciclo di cammino negativo, di peso negativo, io posso andare a prendere, entrare in quel ciclo, iniziare a restarci, più tempo ci rimango e meno è il mio cammino. Posso, quindi tendenzialmente il peso del cammino è meno infinito. Però per come è fatto Dijkstra, lui considera i nodi che ha già visitato, quindi se io parto e ho un arco di peso zero, anche se poi ho un arco di peso zero per rientrare, in teoria non rientro, perché l'arco da cui sono partito l'ho messo fra quelli già visitati, e quindi non dovrei tornarci. Secondo me l'esistenza di cicli a zero non dovrebbe danneggiare Dijkstra, in teoria. In ogni caso... Qui avremmo gli ho messo un peso molto piccolo, quindi in realtà il problema è che esistono già, si vede, secondo me, qui. Devo andarmi a prendere esattamente qual è quel nodo e andare a scriverlo dentro. Lo faccio e ve lo metto su GitHub come l'ennesimo possibile fork rispetto alla soluzione che c'è. Visto che l'1-5 dovrebbe arrivare... Io quindi qui spengo e la domanda ve la faccio.